non è escluso, e questa è un'idea che sta circolando, e lo dico, prendetela come riflessione, ma non la trovo tanto barbina come riflessione, che piuttosto che protrarre un'agonia che dura mesi, sia meglio ad arrivare a una chiusura totale, ben contingentata, in maniera tale che si possa bloccare il contagio del tutto. C'è anche questa linea di pensiero, immagino che oggi ne parleremo anche nei prossimi giorni, però è fondamentale pensare che noi dobbiamo isolare il virus. Chiudere tutte le attività commerciali non essenziali, ad eccezione di supermercati e farmacie, stop anche i mezzi pubblici per 15 giorni. E questa è la richiesta che arriva al governo da Veneto e Lombardia e che sarà al centro del confronto nelle prossime ore. Una misura ancora più restrittiva, ma ritenuta da Zaia e Fontana necessaria per fermare il contagio. Più rallentiamo il contagio, cioè la velocità di contagio, più respiro abbiamo rispetto alle strutture ospedaliere. La Regione in mattinata ha diffuso i dati relativi alle terapie intensive. I 450 posti letto negli ospedali veneti presentano al momento un tasso di occupazione medio dell'80%. 67 di questi sono occupati da pazienti affetti da coronavirus. Da ieri si sono aggiunti altri 48 posti attivati senza bloccare l'attività. Sono poi in allestimento altri 120 di terapia subintensiva aggiuntivi a quelli esistenti. Intanto una boccata d'ossigeno all'attività nei nosocomi arriva dall'articolo 7 del decreto approvato la settimana scorsa e pubblicato oggi. Quello della possibilità di far lavorare tutti i sanitari, ma non solo, anche diciamo, i dipendenti per i servizi essenziali che hanno avuto, che sono stati oggetto di contatto con persona positiva ma hanno un tampone negativo e sono asintomatici. Abbiamo già pronta un pronto collo da inviare a tutte le ULS, in maniera tale che questi dipendenti siano assolutamente tutelati quotidianamente con tutta una serie di attività che vanno dal tampone alla misurazione della febbre o quant'altro. In Veneto sono 656 sanitari sottoposti a quarantena perché venuti a contatto con pazienti positivi, 165 i dottori. Questo decreto, che vale anche per i medici di base, prevede altro ancora. La possibilità di attivare assunzioni straordinarie e rispetto a tutte le professioni mediche, infermieristiche e quant'altro, che in questo decreto è previsto, non è più un problema il tema dei medici laureati abilitati. Intanto rimane il problema dei dispositivi introvabili, non ce ne sono, dice Zaia, quello delle mascherine sarà un'emergenza anche nei prossimi giorni. Il mondo intero sta galoppando verso l'ultimo scatolone di dispositivi. Noi abbiamo avuto vicende nelle quali ci offrono materiale inesistente, dove ci chiedono il pagamento del 100% prima della spedizione. Dall'altro abbiamo ovviamente competitors a livello internazionale che addirittura riescono a intervenire anche su prodotti che sono già destinati alla nostra comunità o ad altre comunità.